Sì, Presidente, purtroppo non è mio stile, diciamo così, cercare lo scontro, la polemica, però mi corre l'obbligo di fare qualche precisazione. Diciamo, definire questo atto inutile o poco preciso mi sembra un pochino offensivo, sia nei confronti di chi l'ha redatto che soprattutto nei confronti di chi ci ha supportato nella redazione di questo atto, perché, come ho detto durante l'illustrazione del provvedimento, non è un qualcosa che ci si è messi a scriverlo così tanto per farlo, ma è stato un testo condiviso e rielaborato più volte con lo staff dell'assessore Meleo, che ringrazio ancora una volta, e ovviamente con il Dipartimento Mobilità e Corona Metropolitana. Quindi in realtà è stato un atto di indirizzo condiviso con chi poi deve andare a fare queste cose, tant'è che, come diceva il Presidente Calabrese, per chi ha frequentato la Commissione Mobilità in quest'ultimo periodo, gli uffici in realtà un primo lavoro su questo, sulla base di questo atto lo hanno già più che avviato, quindi insomma definirlo inutile è un pochino controproducente, ma soprattutto contrario alla realtà, perché invece in realtà, scusate il gioco di parole, sono state fatte già una serie di verifiche, insomma si è riavviato un procedimento che era fermo da troppo tempo, e quindi appunto se c'era un procedimento che era fermo da troppo tempo, io non voglio fare la retorica del passato di chi c'era prima, perché è proprio uno stile che non mi appartiene, però ecco, questo magari deve un pochino far riflettere, quindi magari mi sarei aspettato dall'opposizione una giusta osservazione se ci avessero detto dovevate fare questa cosa prima, magari sarebbe stata una critica costruttiva che avrei sicuramente accettato, ma invece, diciamo così, minare le fondamenta di quest'atto mi sembra assolutamente fuori luogo. Ripeto, è un atto di indirizzo che ci sentivamo di fare molto dettagliato, perché in sostanza la delibera dice: affermiamo con forza che vogliamo fare la metro D, e soprattutto, visto che sono passati 10 anni, ahimè, ma nel frattempo abbiamo accumulato un'esperienza con i cantieri della metro C, cerchiamo di non rifare gli stessi errori. In sostanza l'atto dice questo, e soprattutto sbrighiamoci a chiudere un procedimento amministrativo che, in quanto tale, al di là che si tratti di metropolitane, autobus, biciclette o qualcos'altro, un iter amministrativo non può durare 12 anni e quindi per forza di cose deve essere chiuso in senso positivo o in senso negativo. Quindi ecco, in conclusione, un atto, come dicevo, che ci sentiamo di fare anche per specificare e rafforzare alcune cose che poi abbiamo inserito nel PUMS. È chiaro che quando si tratta di temi complessi non basta una fase di pianificazione e progettazione come quella del PUMS, che voteremo tra qualche giorno, ma serve anche un atto specifico che dia delle linee guida precise. Grazie. E ovviamente quindi il voto del gruppo sarà positivo.